Le foto di questo lavoro sono tutt'altro che foto professionali, sono immagini prese in una pausa pranzo, in una pausa tra i lavori, spesso dall'autobus, gli unici momenti in cui si riesce in effetti a estrarre una macchina fotografica o un cellulare e a fare qualche foto per documentare gli amici e la famiglia dove si è stati. La sessione dei lavori che teniamo in municipio termina quando ormai è già calata la notte. Questo ci permette di uscire e vedere un'altra grande passione degli svedesi, giocare con la luce. You, strålande ljus, glans över vita skogar, himmelens kronor med gnistrande glimmande bågar i alla Guds hus, psalm som är sjungen från tid till tid. Just can't seem to get it right. This bottle chip ain't gonna sail. Main Street accordions playing songs by silent nights, striking the blue notes of the pain. 3 hours of daylight skies all black and purple bruise. 3 hours of daylight that I try to get to you. Sandwiches and infinite delays, cold winds piercing through the skin, crazy expectations and I just don't want to face having to let you down again. Don't have to get you nothing, you said you don't even care. Don't have to get you
Svezia è uno dei paesi più estesi d'Europa. Nonostante questo, ha una popolazione che è circa un decimo di quella italiana. Quella che fa veramente da padrone, quindi, la natura, una natura anche spesso molto dura. Il rapporto con la natura, il rispetto della natura, è uno degli elementi fondamentali della Svezia e del carattere svedese. Can't seem to get it right. This bottle chip ain't gonna sail. Main Street accordions playing songs by silent nights, striking the blue notes of the pain. 3 hours of daylight sky, so black and purple bruise. 3 hours of daylight that I try to get to you. Sandwiches and infinite delays. Cold winds piercing through the skin. Crazy expectations that I just don't wanna face. Having to let you down again. Don't have to get you nothing. You said you don't even care. Don't have to get you anything as long as I am there to be.
Dunque quella dei gemellaggi, che storicamente è alla base dell'attività delle relazioni internazionali, è ormai un'attività residuale. La prevalente oggi è quella della cooperazione con altri comuni d'Europa. Cooperiamo con più di 50 comuni in tutto il continente per presentare progetti a valere su programmi europei. Ma che cos'è un progetto? Che cos'è un programma europeo? Stasera non abbiamo l'ambizione di spiegarvi compiutamente di cosa si tratta, ma soltanto di farvi vedere qualche esempio, a partire da UROC, un progetto destinato ai giovani e alle giovani band che già sanno suonare, che già hanno esperienze nel rock, che in questo modo si sono confrontate con altre esperienze europee per imparare tutti quelli che sono i mestieri che girano intorno alla costruzione di una band, alla commercializzazione, alla costruzione dei concerti e così via, per fare di un hobby un vero e proprio lavoro. Ma poi ce ne sono altri in realtà. C'è un brano bellissimo che è stato scritto, cioè è stato cantato a Sanremo da Gabriella Ferri, all'epoca venivano Lo Straniero in Italia, eccetera. C'era Stevie Wonder che la canta anche lui in italiano, tra l'altro con due arrangiamenti completamente diversi, nel senso proprio capisci la soul music cosa vuole dire, no? Era vabbè, ho cercato quella Ferri Sanremo e cose si fa, non mi ricordo. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard.